siamo un modello per l'intero calcio italiano. Sì, il Perugia di Gaucci e di Cosmi è una squadra e una società che ha saputo imporsi in questi ultimi anni per la novità che ha rappresentato. Un grande laboratorio e insieme un parco dei divertimenti, nel quale si trovano partite memorabili e un'avventura europea appena iniziata e già così tanto promettente, già così bella da meritare una celebrazione. Slavo Boskov in panchina, l'ecuadoregno Caviedes e il croato Rapaic in gol. Come nostra tradizione, il Perugia che sconfigge l'Inter è una bella porzione di mondo. Pronto per l'inizio di questa sfida, il calcio d'avvio sarà dell'Inter. Jorkef e Simeone sul pallone, si allarga a sinistra, Ventola, partiti, posizione di attesa in avvio, palla in profondità per Rapaic, esce Pagliuca, c'è un rimpallo, porta vuota, Nakata, West salva, Perugia vicinissimo al vantaggio. Pagliuca esce su Rapaic, i due si scontrano, il pallone arriva sui piedi di Nakata, un sinistro preciso ma sulla linea, si allunga West, parte Rapaic, arriva Tedesco al volo, sotto porta, rete, Caviedes, e il Perugia in vantaggio, 19esimo. Il guizzo di Nine, il soprannome dell'attaccante ecuadoregno che segna il terzo gol in Serie A. Carico d'effetto, il traversone di Rapaic, al volo Tedesco, il guizzo di Caviedes, palla imprendibile per Pagliuca. Zanetti, zona tiro, carica Zanetti, Mazzantini, contropiede del Perugia, Marta Caviedes, Rapaic è utile alla linea difensore avversario, in posizione regolare invece Petrachi, servito, posizione regolare, Petrachi affonda, Petrachi, pallonetto, fuori. Applausi del Renato Curi per i giocatori del Perugia. Umbri in vantaggio alla fine del primo tempo per 1-0. Partita del secondo tempo, parte Pirlo, palla dentro, una sorta di tiro cross da sotterra, pallone recuperato al Perugia, Nakata vince il rimpallo con Pirlo, Nakata ha superato un secondo avversario, placcato, calcio di punizione, Pirlo, palla in aria, mischia, Simeone, palla tra le braccia di Mazzantini, Simeone, Zanetti, si prova anche West, Zanetti prova ad entrare in aria, trova la strada ostruita, affida a Simeone, aggancia Simeone, parte il tiro, Mazzantini, bella l'apertura a destra per Jorkef, un po' scoperta la difesa del Perugia, a grandi falcate Jorkef verso l'area di rigore avversaria, Jorkef in aria, parte il tiro, Mazzantini si allunga, mischia, tiro di Simeone, porta quasi vuota Jorkef, e c'è il salvataggio incredibile di Colonnello e Mazzantini. Bergomi, ancora il cross al volo, Jorkef, lancio verticale, scatta Caviedes, esce Pagliuca, porta vuota Caviedes, fuori, che partita. Pallone agganciato da Tedesco, ancora il contropiede del Perugia, ancora il lancio per Caviedes, ancora posizione regolare, Caviedes vola verso Pagliuca, Caviedes, pallonetto, fuori! Non c'è bisogno di commento, bastano le immagini. Partita di straordinaria intensità.
Zanetti, West, Zanetti, parte il traversone, percussione Simeone, Mazzattini, prodezza, ancora Simeone, palla fuori, c'è stata una deviazione, angolo, parte Colonnello, ancora energie per accelerare il terzino, lancio per Rapaic, la posizione regolare, vola Rapaic, Rapaic vola verso la porta di Pagliuca, Rapaic, tiro, rete, Rapaic, 2-0, esplode il Curi al 36esimo. E potrebbe essere il gol che chiude la partita. Travolto dall'abbraccio dei suoi compagni di squadra Milan Rapaic. Una irresistibile accelerazione. Se l'ha visto arrivare davanti Pagliuca, non poteva far nulla il portiere dell'Inter. Freddissimo Rapaic, mette quasi a sedere Pagliuca, lo batte con un preciso alla sua terra. 36esimo della ripresa, il raddoppio della Perugia con Rapaic. Aveva già rischiato tantissimo in precedenza nel contropiede dell'Inter. Ventola in aria, Ventola a terra. Calcio di rigore. Fischiara Calbuto, la rincorsa, parte Jorkaeff, rete. Ma probabilmente non ci sarà tempo neanche per mettere palla al centro, infatti finisce la partita. Il Perugia trionfa, esplode di gioia addirittura Mazzantini. Jorkaeff non può minimamente rallegrarsi del rigore, trasformato peraltro in modo impeccabile. Il Perugia supera 2-1 l'Inter, il Perugia ottiene la sua 7ª vittoria in casa, l'Inter ottiene la sua 5ª sconfitta in trasferta.